Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto, il tesoro dell'Era Zero, seconda parte, il Disco Indaco. Nello scorso video ho completato la storia principale del Disco Indaco e ci sono ancora un po' di cosine da fare. Dobbiamo andare nella prima D, terza B e Club Lega a quanto pare. Però prima andiamo dalla professoressa Rea che a quanto pare vuole dirci qualcosa. Inoltre, mi sono spoilerato una quest segreta, sembra. Devo portare Terapagos al lago cristallino. Non so quello che c'è da fare, però. Ho letto un commento che diceva a un altro utente, non a me, porta Terapagos al lago cristallino. Nient'altro. Vediamo se è vero o no. Eccoti, Link, ben arrivato. Ti sei ripreso dalle peripezie nella grande area zero? Sì. Da allora ho fatto le ore piccole e mi sono messo a scrivere per raccogliere in un libro tutto ciò che ho scoperto dell'abisso. Ovviamente all'autorizzazione di tutti quanti quelli coinvolti nel caso. E il libro di Rea. Strumento chiave. Copia del resoconto sull'esplorazione del grande abisso zero. Riporta i fatti avvenuti in dettaglio, ok. Riben e Rubra dicono che da quando sono tornati riescono ad usare la terra cristallizzazione senza dover ricaricare la sfera. Ma era. Cioè, grazie Game Freak, eh. E con questo è tutto, grazie per avermi concesso un po' del tuo tempo. Tu devi scappare e la prossima volta non ti farò studiare Terapagos con calma, anche perché credo, cara mia, che la prossima volta non esista. Purtroppo. Andiamo alla terza B, perché ho visto che c'era il prof al Club Lega, quindi non vorrei. Ecco Erin, chissà che voleva. Dimmi. Link. Ti ringrazio per il tuo contributo al Club Lega, nonché per la questione di Riven. Ora che sei diventato campione, Riven ha abbandonato la classifica. È un po' triste, ma non significa certo che non lo vedremo mai più. Quindi ora c'è la scalata alla classifica, perché ho letto nel Pokédex che alcuni Pokémon compaiono solo durante la classificazione, una cosa del genere. Preparato un gran numero di pillole che migliorano l'abilità nel volo. Vale a dire quelle che uso nella mia prova, dimmi che posso dalle pure a signor Gua quando vuoi che voli più agilmente in base alla necessità. Posso volare quando voglio? Non tutte ora, ingoiarle così non va bene? Era questo che volevo, volare libero per i cieli di Paldea. Volo libero, che bello. Ha ottenuto un potenziamento dalle pillole. Già, è una delle sue specialità acquisire nuove abilità. Ho creato un nuovo percorso di livello estremo dopo che avrei superato quello avanzato. Ah! Quindi mi muovo automaticamente in avanti, quindi basta che lo direziono semplicemente a destra o a sinistra. Che bello! Oh, posso volare libero per i cieli di Paldea, anche del Bioterrarium, certo. Non so dove mi conviene volare di più Paldea, bene o male l'ho vista tutta. Il Bioterrarium ha un. Sembra che Bioterrarium abbia in realtà un paesaggio più vario rispetto a quello di Paldea. È un paradosso, ma è proprio così. Professore, anzi, preside. Sorpreso? Sono davvero felice che tu sia venuto qui da noi. Anch'io sono felice. Ti piace questo istituto? Sì, certo. Non è male, dai. Ascolta, vorrei chiederti un grande favore. Il tuo arrivo ha portato una bella ondata di vitalità all'intero istituto Mirtillo, e ho pensato che sarebbe bello rafforzare questa collaborazione invitando delle personalità di Paldea come tutor. Devi avere molti amici, no? Se tra loro ci sono persone forti come, non so, degli insegnanti o dei capi palestra, potresti invitarle nel nostro istituto? Ma sì, dai. Ma quindi c'è una specie di torneo, giusto? Nel trailer si faceva vedere che c'era un torneo, quindi a questo immagino. Usa pure il computer per contattare chi vuoi. Vediamo un po', chiama un tutor. Ah, all'inizio ho solo questi? I capi palestra, va bene. Invitiamo Aceria. O Aseria. Andiamo all'entrata, a questo punto. Ho invitato una capopalestra, tutto a posto, mi fa due piccolo dialogo. All'entrata c'è un signore vestito di nero. Ma è lui allora. Sono Mr. Merenda? Ma è Ishihara, dai! È letteralmente lui. Ti chiami Link, no? Il mio nome è Tino Spoon.
Vabbè. Ma tutti mi conoscono come Mr. Merenda. Vabbè, cosa vuole, signor Mr. Merenda? Mr. Day. Portandoti dietro qualche mia creazione potresti incontrare dei Pokémon incredibili. Mettici a lotta con le ricreatività. Che devo fare allora? Fammi vedere. 10 ricreatività di base. Spuntino per Virizion. Virizion era in una foresta con dei disegni strani. Cioè, gli alberi avevano dei disegni strani. Quindi devo andare nel bosco. Quello con dei. Ho capito. Ok. Spuntino per Cub Fu. Germoglio di bambù che cresceva lì vicino. Ah, quindi nella foresta di bambù. Spuntino per Moltres. Ok, quindi più spunti, più ricreatività faccio, più mi dà oggetti per i Pokémon leggendari. Bisogna farne un bel po' allora. Scalando un monte a Paldea Ovest, quando c'era una tempesta di sabbia, ok. Non ce l'ho presente in questo momento, ma ho capito dov'è più o meno. 40 ricreatività, cosa mi dai per Cobalion? Ah, certo. Mi ha avviato fino a una famosa cascata che si trovava poco lontano. E si è defilato in una macchia di bambù. Ovviamente tu puoi anche richiedergli di raccontarti dove ha visto questi Pokémon leggendari. Va bene, va bene. Andiamo un po' a vedere sta quest misteriosa al lago Cristallio. Non è che non mi fidi, però sai, una volta si trollava nei commenti, vi parlo di 15 anni fa buoni, quindi non saprei. In effetti non mi sembra che stia accadendo nulla. Già. Eccolo. Bisognava lanciare Terapagos. Cioè, lanciare Terapagos. Bisognava venire qui. Non lanciare Terapagos. Anche perché, eccolo, esce. Terapagiridios. Che verso era? Oh, Turum! Ma dove sono finito? Si è verificata una distorsione dello spazio-tempo. E tu chi sei? Ma lei... ci conosciamo per caso? Mi dispiace, ma non ricordo. Questo è il vero Turum. Io sono Turum. Mi occupo di fare ricerche sui Pokémon presso l'area zero. Questo quindi è il vero Turum. Non credo ai miei occhi, quel Pokémon è Serpe Ferrea? È Miraidon. Miraidon, dici? Interessante, ma è un bel nome, mi piace. A giudicare dalle vostre reazioni mi sembra di capire che in qualche modo siete legati al mio futuro. Ma nello spazio-tempo esistono infinite realtà parallele. È possibile che questo nostro incontro non sia legato in alcun modo al nostro passato o futuro, ma che sia piuttosto un unicum, prodotto miracolosamente dal fato. Dovremmo approfittarne per scambiarci informazioni utili finché possiamo, che ne dici? E che cosa vuole che le dica, prof? Oh, vediamo. Vuoi chiedermi qualcosa? Perché si trova qui? Non è chiaro nemmeno a me. Stavo analizzando le dati nel mio laboratorio segreto e all'improvviso mi sono ritrovato qui. Che sia dovuto all'influenza del Pokémon di cristallo che già ci ha addormentato laggiù? O forse il motivo risiede proprio in me e te? C'è dell'altro che vorresti chiedermi, in cosa consiste la sua ricerca? Sto lavorando a un progetto che molti non esiterebbero a definire fantascientifico. Un dispositivo in grado di catturare Pokémon di altre linee temporali e ricondurli al presente. È un'idea nata da un libro che ho letto durante l'infanzia e a cui non ho mai smesso di pensare. Ma la mia ricerca si è incagliata, tenendomi lontano da casa ormai da molto tempo. Questa nostra conversazione potrebbe essere la chiave che cercavo disperatamente. E la famiglia? Vuoi sapere di più sulla mia vita privata? Ho un figlio. Adesso sarà a casa. Se possiamo parlare di adesso in una situazione come questa, si sentirà sicuramente solo e triste. Va bene, allora adesso è il mio turno di fare domande. Dove ci troviamo? Deduco che non si tratta di Paldea. Siamo al lago Cristallio. Il lago Cristallio di Nordivia. Ho letto qualcosa in uno dei miei libri. È un luogo in cui sgorga acqua carica di energia Terra Crystal. È uno scarto considerevole rispetto alle coordinate del mio laboratorio. Passo alla seconda domanda.
Cosa sa dirmi di Serpeferria? O per meglio dire, di Raiden? Posso salirgli in groppa? È un'informazione che il professore vuole assolutamente conoscere. L'ho trovato svenuto su una spiaggia, quindi non sai esattamente da dove viene. Beh, in realtà sì, però no. E quel libro? Che copertina singolare. Non ne ho mai vista una simile. Si intitola Il tesoro dell'area zero. Me lo mostreresti un secondo? Parla del grande abisso zero e persino del risveglio di Terapagos. L'autrice del libro è una certa Rea. La conosci? È la discendente di Callugaris. Questa è forte. Che rivelazione! La discendente dell'autore del libro violetto. Buon sangue non mente. Da ricercatore non ti nascondo quanto io desideri sapere come sta c'è scritto in quel libro. Se non ti dispiace vorrei prendermi il tempo per leggerlo con attenzione. Ma sembra che non ci sia il tempo. Sta tornando la nebbia. Come pensavo, il nostro tempo qui è limitato. No, ma è triste. Avrei voluto trattenermi un po' per studiare Serpeferria. Ma dobbiamo sbrigarci. Quel libro ha un valore inestimabile e mi sentirei in colpa a chiederlo in prestito senza offrirti nulla in cambio. Sia pure un po' a malincuore, potrei darti il libro violetto. Che ne dici? Il libro violetto. Oh! Eh sì! È importante il libro violetto! Noi in realtà il libro violetto l'abbiamo messo dentro la macchina del tempo, durante la storia principale. E se ora riprendiamo il libro possiamo riandare di nuovo? No, non si può fare. Te ne sono grato. Potrei leggerlo a casa. Sarebbe l'occasione perfetta per tornarci dopo tutto questo tempo. Ah! Stiamo rompendo tutta quanta la linea temporale che si era creata senza il nostro intervento. È arrivato il momento di salutarci. Alla prossima, Serpeferrea e avventuriero dallo spazio-tempo. E buona fortuna! Che incontro singolare! Interessantissimo, quindi gli diamo un libro per ricevere il libro violetto. Va bene, il gioco sta salvando in automatico. Ed è cambiata anche la schermata iniziale! Va bene! Allora, queste piroette torneranno molto utili. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!